Bisogna partire parlando di qualità dell'edificato anche dal fatto che sono edifici, quelli che oggi abbiamo nelle nostre città, nei nostri centri urbani, in pessime condizioni per la maggior parte dei casi. Cosa vuol dire? Che scaldano, come diciamo e siamo abituati a dire, più il cortile, più l'aria esterna che non l'interno delle abitazioni. Quindi, come dire, sono edifici che alimentati da energia fossile e che emettono emissioni in atmosfera che ovviamente appesantiscono l'aria che respiriamo tutti i giorni. E questo è un problema perché siamo in pianura padana, quindi in una situazione di fragilità, di ovviamente conformazione geografica molto particolare che non ci consentirebbe di sgarrare rispetto a uno standard anche abitativo molto alto. Il riscaldamento è una delle fonti, assieme al trasporto, che inquina maggiormente l'aria. Allora, se non ci mettiamo in testa di eliminare e di rendere efficienti a emissioni zero o quasi zero i nostri edifici, avremo sempre un problema in più da affrontare in Regione Lombardia, ma in tutta la pianura padana. Teniamo conto che un edificio, un'abitazione di 80 metri quadri emette 3.160 kg di CO2 all'anno. Questo è un dato pesante. Perché ribadisco, non solo c'è un'emissione di polveri sottili, molto spesso il riscaldamento è fatto comunque ancora oggi da fonti fossili, ha compreso il gas, certo, ancora abbiamo delle caldaie a gasolio, a Milano ad esempio abbiamo calcolato che sono quasi 3.000 le abitazioni ancora che usano il gasolio, quindi un'emissione molto più alta rispetto al gas naturale, gas metano, ma che comunque inquina e appesantisce l'aria. Quindi dicevamo, emissioni molto, molto pesanti. La maglia nera degli edifici nella nostra regione spetta alla provincia di Pavia e di Varese, che immettono in atmosfera 4.050 kg di CO2 all'anno, quindi, come dire, in una situazione di edifici molto vecchia, molto compromessa, che andrebbe sicuramente riqualificata. C'è del lavoro per tutti.